Sono Antonella e Jessica. Jessica sono io. Mami, ma hai visto quanto è bello questo salone? Ma ci pensate, siamo nel salone delle meraviglie di Federico. Quando arriva me lo devo spupazzare tutto. Chissà Federico come sarà elegante, come il salone, bellissimo. Io voglio essere molto... Tu aggressive, Mary. Buongiorno! Ma che è sta caciara? E meno male che non si potevano fare assemblamenti, Federico! Oddio, Gesù, sei tu veramente, Federico! Ma che state a fare? Siamo venuti solo per te! Dall'emozione sudavo, non capivo più niente, volevo baciarlo, volevo raccontargli tante cose, chiedergli tante cose. Non ho capito niente, allora ricominciamo, dimmi. Non iniziate a parlare tutte e tre insieme perché non ci capisco niente. Come mai siete qui? Cosa devi fare tu, tesoro? Tesoro, amore mio, devi cambiarmi il mio look. Amo, mi sembri Vanna Marchi con sti capelli. Beh, quella che faceva... Te ricordi? La voce ci sta. Vado spessissimo dal parrucchiere, però questa volta io ho voglia proprio di cambiare il taglio. Tu invece? Io voglio diventare una mamma fashion. Con i miei capelli ho un rapporto di amore e odio, soprattutto purtroppo in questo periodo che sono in gravidanza, ne perdo tanti e si sono molto indeboliti e anche spezzati. Ah, capito, qua mamma mia, grandi miracoli. E tu invece, amore? Voglio cambiare un po' il look. Siccome ho cambiato tante cose nella mia vita, a partire dal, magari dall'aspetto esteriore, all'apparecchio, alle unghie, al marito, adesso voglio cambiare i capelli, voglio un po' vedermi diversa. Per me devi fare una specie di miracolo, mi devi aiutare a trovare un fidanzato. Amo, ma vedo che già ti sei messa con le dettagliate, via con me, va, andiamo di là noi, va.